hai fatto con questa macchina qua? Tutta la mia vita. Gian Paolo Barbieri, che cos'è per lei la fotografia? La fotografia ferma un momento della storia, è importante perché a un certo momento possiamo ricordare e avere il ricordo di una società che sta scomparendo. Lei nella sua lunga carriera ha fotografato modelli e attrici famose. Di quale persona le è rimasto un ricordo più bello? Ma devo dire che io sono stato molto fortunato perché tutte le attrici famose o i personaggi famosi sono stati tutti molto gentili con me e non ho mai avuto problemi. Le difficoltà le ho avute qualche volta quando ho fotografato le starlette di oggi della televisione, perché non hanno la cultura che avevano le attrici famose, diciamo, o la sensibilità o la gentilezza. E questa è una funzione che fanno i ragazzi il sabato, come noi qui andiamo alla partita di calcio. Lei dalla moda è passato poi a fare reportage nei paesi esotici. Come mai questa scelta? Mi ha portato una certa stanchezza nel fotografare la moda, perché a un certo punto trovavo un po' obsoleto lavorare sempre su questi vestiti. Sembravo più un circo. E quindi a un certo punto ho detto: io sono fotografo, se smetto di fare la moda posso prendere la macchina fotografica in mano e dedicarmi a un'altra attività sempre fotografica. E così feci il mio primo viaggio, che è stato Tahiti. Cosa vuol dire per lei fotografare in bianco e nero? Il bianco e nero secondo me è molto importante perché racchiude in sé tutti i grigi, tutti i bianchi, tutti i neri del mondo e ognuno si immagina una foto a colori come meglio crede. È molto più sofisticato, è molto più difficile lavorare in bianco e nero che col colore. Alle volte il colore è molto, molto volgare, se vogliamo vedere. Ma qual è stata la tua prima macchina? Foi Glender. La Bellucci. Se non avesse fatto quel che ha fatto, fotografo di moda, il giramondo, che cosa avrebbe fatto? Mi interessava l'arte e quindi praticamente penso che per me sarebbe stato bello fare il designer o il pittore. Quindi è contento di quello che ha fatto? Molto, molto contento, perché ho avuto molte soddisfazioni dalla vita che non mi aspettavo neanche, per cui non rimpiango nulla. Potrei andarmene domani mattina e essere contento, felice, perché penso di aver realizzato sempre tutto quello che avevo in testa.